perché Gianfì Chilichini con i Fix sono simpaticissimi. Gianfì, allora sei pronto? Sì, abbiamo fatto un buon shakedown, le prove sono belle, la prima prova è nuova, penso che sarà una bella guerra domani. E allora in bocca al lupo Gianfì, in bocca al lupo Fix, fateci divertire anche voi, il rally è spettacolo per chi domani potrà andare sulla Monte Aragro, sulla prova di Colle Croce, vedrà come questi ragazzi si impegnano al massimo con grande dedizione e con grandi colpi di volante, con queste vetture, 4 motrici, 290 cavalli. L'equipaggio composto da Gianfì Chilichini e Fix Buresi. Premia il presidente dell'ACI di Perugia, Ruggero Campi. Sul podio, secondi classificati, Edoardo Bresolin, Alessio Angeli. Ok, perfetto, c'è qualcuno. No, tranquillo, vai. Ok, va benissimo, non ti preoccupare. Okay. Il sindaco di Nocera ha premiato i secondi classificati. Sul podio, i vincitori, premiati dal sindaco di Foligno Zuccarini, Alberto Battistolli, Simone Scattolin. E allora, in alto le coppe, siamo pronti con l'inno nazionale. La premiazione continua con il trofeo Nocera, premia il sindaco
Caparvi per chi ha realizzato i migliori tempi sulla somma dei tempi delle prove della Monte Alago, e lo vincono Alberto Battistolli e Simone Scattolin. E adesso, se siete allergici allo spumante o non vi volete bagnare, vi consiglio di allontanarvi. È il momento di fare festa, forza ragazzi! E allora per le foto di rito chiamiamo anche il sindaco Zuccarini, il sindaco Caparvi. Ragazzi, rimanete sul podio, facciamo una foto con le due amministrazioni che rendono possibile questo secondo rally di Foligno, in quello che speriamo sia una lunga serie che corre nella tradizione umbra dei rally che ha visto dal 1990 al 1996 arrivare in Umbria il campionato del mondo rally, con il rally di Sanremo che arrivava fino a Gubbio per disputare le sue prove speciali, quella che era una delle gare